Per discutere di filosofia con i ragazzi del liceo, per cercare di spiegare loro che cosa si può intendere per filosofia, a differenza di quello che hanno imparato a casa, dove appunto pensano che metafisica non sia qualcosa di concreto. Allora bisogna spiegargli. Senta, la situazione nelle università statunitensi ed europee, come mai secondo lei ancora in Italia non decolla questa protesta? No, cioè, sono movimenti significativi di protesta contro quello che sta avvenendo in Palestina. Non c'è niente di diverso rispetto a ciò che avviene negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è stata una repressione, diciamo così, del movimento molto, molto sconsiderata da parte di alcuni dirigenti dell'università americana, in particolare alla Columbia. Ma in Italia c'è un movimento, c'è protesta. Il problema è che questi ragazzi non mirano bene, per così dire, non mirano bene. La loro protesta può dare adito a degli equivoci, a delle strumentalizzazioni. Dovrebbero saper distinguere meglio Israele da Netanyahu, palestinesi da Hamas, cioè dovrebbero operare delle distinzioni perché la protesta sia efficace e perché possano il maggior numero possibile di persone condividerla. Ci vorrebbe uno surplusso di politica, secondo lei? Questo forse non aiutano i partiti odierni? Partiti non ci sono, non vede che non ci sono. Lo dichiarano addirittura che non ci sono. Quando un partito dice mi presento Giorgia, mi presento Lilli, mi presento Pinco Palla, è come dichiarare che non c'è partito, no? Si era mai sognato qualcuno di dire adesso mi presento PC, vota Berlinguer, oppure anche Forza Italia, vota Berlusconi.